Pronto? Cari amici di Spazio 70, siamo tornati sul nostro canale YouTube dopo un lungo periodo di inattività per inaugurare una nuova serie di video con un documento in esclusiva assoluta. L'audio che vi faremo ascoltare è il frutto di una lunga ricerca, iniziata nel 2020 e tuttora in corso, sulle tracce di alcuni noti personaggi. Si tratta di una conversazione telefonica avvenuta nel gennaio del 1990 tra Enrico De Pedis e Paolo Frau. La registrazione è stata effettuata dagli uomini della Questura di Roma nell'ambito di un'indagine per associazione a delinquere. Ma prima di entrare nel vivo, facciamo un breve riepilogo. Chi era Enrico De Pedis? Il più potente tra i boss della capitale, capo della banda della Magliana. Ricco, spietato, temutissimo. Il re della mala, un genio della finanza malavitosa, capace di ripulire pacchi di miliardi. È con queste parole che il quotidiano Il Messaggero descrive Enrico De Pedis all'indomani del suo assassinio, avvenuto il 2 febbraio 1990 in via del Pellegrino, nel centro storico di Roma. Una vita all'insegna del malaffare e di rapide scalate economiche, di arresti, detenzioni, assoluzioni inaspettate, di rapporti con i principi del foro, uomini dei servizi, neofascisti malavitosi e prelati più o meno alti. Una morte non certo digiuna di interrogativi, una sepoltura principesca e il coinvolgimento di enigmi italo-vaticani completano il ritratto di un personaggio che fiction, film e media hanno molto romanzato e molto poco chiarificato, perché se si guardano i fatti, scevri da finalità suggestive, ci troviamo al cospetto di un intoccabile del crimine, della Roma degli anni Ottanta. Un uomo dalla vita densa di misteri. Misteri che iniziano con il soprannome, Renatino. Un appellativo insolito, più simile ad un secondo nome che a un nomignolo, come sembrano suggerire alcuni documenti della Questura di Roma, sui quali il nome per esteso compare proprio come Enrico Renato. Anche le sue origini inducono qualche domanda. Nato a Roma il 15 maggio 1954, Enrico De Pedis crebbe nel rione Trastevere. Quando fu arrestato per furto aggravato insieme a Erbavosetto, al secolo Mariano Castellani, nel 1973 Renatino risultava già residente in piazza Certaldo, alla Magliana, una zona dove finirono molte famiglie sfrattate in quegli anni, da Testaccio a Trastevere. Ma a destare più interesse è il padre che, secondo una verifica anagrafica al Comune di Roma durante le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, avrebbe risieduto fin dalla nascita nel quartiere Aurelio. Mentre per il Corriere della Sera, quando nel 1977 ne raccontò l'arresto come membro della banda della Lancia Termica, avrebbe abitato in via Tirso, quartiere Salario, e sarebbe stato addirittura proprietario di un attico dietro via Po. Tutti luoghi dal tenore socio-economico ben diverso dalla Magliana. Ma allora perché risiederci? Chiara invece la partecipazione di De Pedis alla rapina con tanto di sparatoria alla filiale della BNL di via Tiburtina il 20 maggio 1974 insieme ad Alessandro D'Ortensi, per gli amici Zanzarone, un furfante con mai nascoste simpatie nazifasciste. Mi dichiaro e mi sono sempre dichiarato, non l'ho mai nascosto, sono un nazifascista di fatto e di nome. Ho sempre professato questa mia religione politica e non la rinnego per nessun motivo. Sono entrato il 20 maggio 1974 imputato della rapina di via Tiburtina insieme a Enrico De Pedis, e la nostra batteria, che era di Testaccio, era la miglior batteria di rapinatori che all'epoca operava su Roma. Un'azione che a Renatino valse un soggiorno a sbarre fino alla seconda metà del 1978, dove però non perse la predisposizione all'illecito, perché una volta ritornato a piede libero,
si unì alle batterie della Magliana, del Trullo, di Ostia e di Acilia, che formarono l'associazione per delinquere, passata alla storia come Banda della Magliana. Attività principale? Lo spaccio di droga. Renatino si prese Testaccio e Trastevere. Con lui gli altri, oltre a Pernasetti, Frau, Maragnoli, Paradisi, in appoggio esterno c'era Er Camaleonte, Danilo Abbruciati, battitore libero nell'agone malavitoso capitolino, nonché cerniera con la mafia ed elementi deviati dei servizi. In breve tempo, De Pedis moltiplicò guadagni e potere e si dette alla latitanza, tanto da risultare più volte irreperibile dalle forze dell'ordine che, tra l'aprile 1983 e il settembre 1984, andarono nella sua abitazione alla Magliana per arrestarlo, come disposto dai mandati di cattura dell'allora giudice istruttore del Tribunale di Roma, Guido Catenacci, uno dei titolari di un'inchiesta giudiziaria che, assemblando una lunga serie di episodi criminosi, delitti, tentati omicidi, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, furti, rapine, ricettazione, dette vita al primo processo alla Banda della Magliana, che approdò in aula grazie soprattutto alla collaborazione di uno dei suoi membri, Fulvio Lucioli. Ma come canterà anni dopo Francesco De Gregori, un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere. E quello di Renatino aveva un nome ben preciso. Anzi, un nome e un cognome. Sabrina Minardi. Una fascinosa ventenne trasteverina che aveva intrapreso la professione più antica del mondo. Dall'intercettazione di alcune sue conversazioni, nell'autunno del 1984, la squadra mobile apprese della sua relazione sentimentale con un uomo che la chiamava dagli apparecchi pubblici, presentandosi come Renato e alludendo il più delle volte alla sua mancanza di libertà e al fatto di essere costretto a vivere in naftalina, cioè in clandestinità. Ma palesarsi al telefono, col soprannome per il quale era noto in questura e in mezzo alla strada, non fu una mossa astuta, perché gli inquirenti pedinarono la donna e scoprirono la sua meta, un condominio al civico 103 di via Vittorini, quartiere Eur, dove irruppero all'ora di pranzo del 26 novembre, arrestando entrambi. Lei, indiziata di favoreggiamento, ricevette subito i domiciliari, per poi essere definitivamente scarcerata nel febbraio 1985. Lui, invece, trovato in possesso di una patente contraffatta, finì prima dietro le sbarre, rimanendo in isolamento per un paio di mesi. Poi fu rinviato a giudizio. Non si presentò mai in aula e l'8 maggio 1987, per falso e ricettazioni, fu condannato in primo grado a 8 mesi di reclusione, al pari di altri 2 imputati, colpevoli di avergli procurato quell'appartamento adibito a garçonnière e il fasullo documento di riconoscimento. Costoro, in secondo grado, beneficiarono della prescrizione, mentre per De Pedis si ratificò l'estinzione del reato. Motivo? Il suo decesso. Perché il verdetto fu successivo a quel 2 febbraio a Via del Pellegrino, a sua volta giunto dopo un'altra sentenza, molto discussa, quella di primo grado della Corte d'Assise del Tribunale di Roma, che nel gennaio 1988 aveva assolto Renatino anche dalle accuse del processo Speranza. Nato nel 1985 dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Massimo Speranza, vide il ritorno alla sbarra della Banda della Magliana, con i pubblici ministeri che per De Pedis, già uscito indenne dal processo Lucioli, avevano chiesto l'ergastolo. L'esito di opposto tenore lasciò nuovamente increduli e sconcertati, ma fu la cartina al tornasole di una scalata sociale e un potere ormai acquisito, così forte e ramificato da permettere a De Pedis perizie mediche che lo volevano vittima di un tumore, rivelatesi poi fasulle a seguito dell'ispezione necroscopica disposta dopo il decesso. Uno status che gli consentì di organizzare la fuga, durante le udienze, di uno dei suoi sodali con la complicità di alcuni agenti delle forze dell'ordine.
A beneficiarne Vittorio Carnovale, er Coniglio. Dopo il rifiuto di Edoardo Toscano, detto l'operaietto, che sospettò una trappola ai suoi danni. Senta, lei in occasione di questo processo, durante questo processo, lei è evaso? Sì. Dove si teneva il processo? Piazzale Clodio, Laura Accorsi. Una sezione credo che era, no? Secondo questo progetto, chi era fra voi imputati l'organizzatore dell'evasione? Chi è che aveva i contatti con l'esterno che servivano per organizzare l'evasione? No, l'evasione De Pedis, insomma. Sì. Lui che ci ha proposto questo. Quindi ma De Pedis propose inizialmente a Toscano di evadere, quindi? Sì, sì. Toscano, a Mancini. Lui ha fatto questa proposta. Magari generica. Insomma. Sì, perché Toscano non ha accettato? Perché inizialmente aveva accettato, poi siccome c'erano dei, ripeto, c'erano dei forti contrasti, si è pensato che forse poteva venire ucciso, insomma. Come poi è successo una volta che siamo usciti, insomma. Che fosse, è il presidente che parla. Deve parlare per cortesia un pochino più forte. Ha detto l'ultima frase, Toscano vabbè. Non accettò perché temeva di essere ucciso, ho capito bene? Sì, sì, ha capito bene. Ecco, grazie. E temeva di essere ucciso perché aveva dei contrasti con De Pedis, temeva che De Pedis sì, volesse uccidere. Dei contrasti già da fuori, poi c'è stata una lite Re Bibbia, credo, in un carcere dove insomma c'erano state minacce tra loro che una volta fuori si sarebbero uccisi, insomma. Renato De Pedis era imputato? Sì, sì. Chi era l'avvocato di De Pedis? Era, mi sembra, Di Pietro Paolo e Wilfredo Vidalone. Senta, lei sa se sapeva se tra il senatore Vitalone e Wilfredo Vitalone c'era una parentela? Sa che parentela c'è? Prego? Sapeva che erano fratelli. La nomina dell'avvocato Vitalone da parte di De Pedis è stata in qualche modo commentata dagli altri imputati durante le udienze? Sì, sì. Da tutti noi. Poi un po' da tutti. Che tipo di commenti si facevano? Quali erano questi commenti sulla nomina? No, che nessuno ci aveva stima nell'avvocato Wilfredo Vitalone, ma sia in lui che in altri avvocati anche. E che cosa ha risposto De Pedis? Ha risposto che lui il processo, che l'avvocato non era molto importante perché il processo lui già sapeva l'esito, l'aveva fatto fuori. Ma soprattutto la forza economica consentiva a Renatino di avvalersi dei migliori avvocati della capitale. C'erano i loro nomi, e probabilmente non soltanto quelli, nell'agendina che gli sequestrarono a Via Vittorini. L'allora pubblico ministero Andrea De Gasperis ne dispose subito il sequestro, ma De Pedis, all'indomani della sua assoluzione, vide accolta la richiesta di restituzione. Fra i suoi legali, come ricordò lo stesso Carnovale nell'udienza del 29 ottobre 1993, c'era anche Wilfredo Vitalone, fratello di Claudio, prima magistrato e poi tra i politici democristiani più vicini a Giulio Andreotti, che era capo del governo quando ricevette il sollecito a spendersi per due polacchi trovati a lavorare senza le necessarie autorizzazioni nel ristorante dei fratelli di Renatino a Trastevere. Una vicenda che non va letta soltanto come una breve e italica storia di tentata raccomandazione, perché sempre in quel 1989 una nota della squadra mobile di Roma, riprodotta nel libro di Tommaso Nelli Atto di dolore, aveva descritto De Pedis come soggetto dalle attività criminali molteplici, essendo i suoi interessi rivolti in diverse direzioni, con una particolare attenzione incentrata sul traffico di droga gestita con maestria non comune. Una riconosciuta abilità, prosegue la nota della mobile, tale da far sì che lo stesso De Pedis venga contattato dalla mafia siciliana.
in qualità di suo rappresentante nel traffico di droga dalla Sicilia a Roma. Per cui viene da domandarsi come poteva la famiglia del referente di Cosa Nostra nella capitale per lo spaccio di stupefacenti avere contatti con Palazzo Chigi. La risposta è nel mittente del sollecito poc'anzi citato, la Chiesa, perché a perorare la causa per il signor De Pedis fu Don Pietro Vergari, rettore della Basilica di Sant'Apollinare. Vergari, in qualità di assistente spirituale dei detenuti, era diventato amico di Enrico De Pedis a Regina Coeli, celebrandone poi le nozze sempre a Sant'Apollinare nel giugno 1988, quando Renatino aveva già ripreso i suoi affari in grande stile, dal controllo di attività commerciali attraverso prestanome al commercio di oggetti di antiquariato fino a quello di lampade ricevute in stock da personaggi con precedenti per stupefacenti e ritenute sempre dagli investigatori nascondigli per la droga. Perché lui queste lampade preferiva scaricarle in un posto più sicuro, dove nessuno avrebbe potuto vederle, per esempio presso i suoi due magazzini in via dei Cappellari e in via Bertani, in qualche caso con l'inconveniente di recuperare al più presto le parti finite per errore in oreficerie alle quali non erano destinate. Ben presto, nei confronti di De Pedis, si riattivarono intercettazioni telefoniche, pedinamenti, appostamenti e affiorarono nuovamente i suoi rapporti con altri pregiudicati del periodo. Ergnappa, Manlio Vitale, Er Tartaruga, Salvatore Sibio, Giuseppe Peppe Scimone ed altri esponenti del malaffare romano come Enrico Nicoletti, ma in particolare De Pedis aveva rapporti con Giuseppe Sergione De Tomasi, proprietario del noto locale Jackie O di Via Veneto, personaggio di spessore del crimine capitolino, dedito soprattutto all'usura e al riciclaggio di assegni, in contatto con esponenti della Camorra e con Massimo Carminati. Renatino passava spesso a trovarlo in uno dei suoi negozi. De Pedis, come rivelerà il reparto operativo dei Carabinieri nell'estate del 1988, dopo la sua recente scarcerazione, sembra infatti essersi nuovamente e saldamente reinserito al vertice della banda, unitamente al pluripregiudicato De Tomasi Giuseppe, mostrando un alto livello imprenditoriale nel curare l'aspetto direttivo dell'organizzazione, nel reinvestire i capitali acquisiti nei traffici illeciti, quali la gestione dei circoli ricreativi, l'usura e verosimilmente il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Renatino aveva insomma fatto il salto di qualità rispetto alle scapestrate origini. Maneggiava soldi, tanti soldi. Vestiva raffinato, si informava nel mondo dell'arte e dell'antiquariato e con la moglie era andato a vivere prima nella residenziale zona della Balduina e successivamente a Piazza della Torretta. Era a tutti gli effetti un imprenditore di successo, che però si comportava come un boss. Pur agendo in un certo senso alla luce del giorno, De Pedis si muoveva come un latitante. Sul citofono di casa non c'era né il suo nome né quello della convivente, bensì il riferimento di un'impresa edile, la Vittoria Costruzioni. Solito girare con addosso gettoni telefonici, ne aveva addirittura 24 il giorno della morte, perché era lui a chiamare per il timore di essere intercettato. La sua utenza era conosciuta a pochi, ma gli inquirenti l'avevano comunque messa sotto controllo, come quella del suo dentista, che aveva precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti e lo studio a un chilometro dal Vaticano, dove la polizia, passata un giorno per un controllo, vi trovò un noto trafficante di droga e lo stesso De Pedis, che nella seconda metà del 1989 ottenne il passaporto e andò in America. Lo ebbe nuovamente tra la fine dell'anno e l'inizio del successivo. Voleva fare un viaggio a Leningrado, disse in procura la segretaria di uno dei suoi avvocati, interrogata dopo l'omicidio, ma non sapeva che non avrebbe fatto in tempo. Il suo nuovo status sociale aveva aumentato l'invidia, progressivamente sfociata in rancore, dei componenti della banda rimasti in vita. Secondo le deposizioni processuali di Vittorio Carnovale, De Pedis non rispettava più la regola della cosiddetta stecca para, cioè la divisione dei guadagni in quote uguali per ciascun membro dell'associazione. Aveva anche smesso di passare la settimana, cioè il sussidio economico, alle famiglie dei componenti della banda in carcere. Infine, c'era il desiderio di vendetta per l'omicidio di Edoardo Toscano, freddato la mattina del 16 marzo 1989 sul lungomare di Ostia, un agguato del quale non sono stati trovati i responsabili, ma attribuito a De Pedis dalle parole mai riscontrate di Fabiola Moretti e dalle ipotesi di un altro della banda, Claudio Sicilia. Così
Il 2 febbraio 1990, Vittorio e Giuseppe Carnovale, Libero Mancone e Marcellone Colafigli decisero di regolare i conti una volta per tutte. A sparare, Dante del Santo, il cinghiale. Un carrarino conosciuto da Marcellone al manicomio criminale, seduto su una motocicletta, guidata da un suo conterraneo, Alessio Gozzani. Portiere di belle speranze della Carrarese, prima di finire in giri sbagliati. Un colpo solo, calibro 38. Più che sufficiente per atterrare esanime Renatino sotto il peso del suo scooter. Pronto? Allo? Buongiorno. Allora. Eccoci qua. Ma sei uscito presto stamattina? È presto, alle 10. Ah, io, tu non scegli a chiamarti. Se fa presto tardi, eh? E ando stai? Qua. E qual è l'appuntamento? Non mi ricordo se era ai 4. Vabbè, mo vengo, va. Prepara il caffè. Ciao. Io non so. Ha detto che entrava da c***o. Non so se sono pieno di donne. Ciao. Ciao. Nel 2008, durante l'inchiesta giudiziaria sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, gli organi inquirenti utilizzarono questa intercettazione telefonica tra Enrico De Pedis e Paolo Frau, che avevano acquisito da uno dei vari procedimenti giudiziari relativi ai personaggi della banda della Magliana, per capire se la voce di Renatino potesse essere quella del telefonista Mario, l'uomo che il 28 giugno 1983, 6 giorni dopo la sparizione di Emanuela, aveva chiamato Casa Orlandi sostenendo che la ragazza si era allontanata di sua spontanea volontà. La comparazione fonica dette esito negativo, ma al di là delle informazioni riscontrate nei documenti, per essere certo che quella voce fosse proprio di Enrico De Pedis, ho deciso di sottoporla all'ascolto del suo storico legale, l'avvocato Pier Giorgio Manca, che vi ha riconosciuto, senza alcun tipo di difficoltà, quello che era il suo cliente.